Hello guys, Koto here e benvenuti in questo nuovo video di Genshin Impact. Oggi andremo a parlare del nostro canadese preferito, ovvero Kazuha. In questo video risponderò alle domande più comuni e molto spesso male interpretate da parte della community. Vi ricordo che tutte le risposte sono frutto di calcoli matematici eseguiti per la maggior parte da me, la mia community, ZF777 ed Hatching Mains. Detto questo, mi trovate ogni giorno dalle 21 in live su Twitch, link in descrizione. Mi raccomando, lasciate like ed iscrivetevi nel caso non l'abbiate ancora fatto e noi ci rivediamo dopo la sigla. Dopo poco più di un anno, Kazuha ha fatto ritorno nei nostri banner e molti, avendo sbagliato a non pullarlo la prima volta e ad aver rosicato per così tanto, saranno in grado di aggiungerlo alle proprie file. Ma siete sicuri di sapere tutto sul vostro good boy? Piccola premessa, non avevo veramente voglia di fare un video di 30 minuti spiegando per filo e per segno tutti i calcoli, eccetera, quindi nel caso vogliate delle spiegazioni un po' più approfondite e tecniche, vi aspetto tranquillamente in live. Mi raccomando, non abbiate timore a chiedere. Partiamo subito dall'errore più comune ma con davvero poco impatto sul gioco, ovvero l'ordine dei talenti. L'ultimate andrà upata per prima e fin qui più o meno tutti ci siamo. Il secondo talento da maxare saranno gli autoattacchi piuttosto che la E. Come mai? Semplicemente perché potenziare gli autoattacchi avrà un impatto maggiore sul danno piuttosto che della E, grazie al moltiplicatore High Hello Plunge. Non stiamo parlando di grandissime percentuali di cambiamento, ma se volete avere il massimo rendimento, questa è la via. Autoattacchi ed E andrebbero uppati insieme ad alternanza fino a livello 9, ma se proprio volete dargli una seconda corona dopo ovviamente la ultimate, andate sugli autoattacchi. Se poi la cultura vi overwhelma, tripla corona e via. Prima di parlare della sua migliore arma, della sua C2, eccetera, andiamo a vedere quanto vale davvero la pena pullare Kazuha, la sua pull value insomma, perché non sempre Kazuha farà così tanto come ci aspettiamo. Facciamo degli esempi sui team che di solito giocano l'elemento animo. Abbiamo il Vape, il Melt, l'Electrocharged, il Freeze, il Monotimp e magari qualche variazione di quelli citati qua sopra. Nei team Vape Melt, contando Kazuha, Free to Play, C0, Sucrose è molto meglio, anche grazie al supporto che Sucrose può dare grazie al fatto di essere Catalyst. Sto ovviamente parlando del libro 3 stelle Trilling Tales. I team che guadagnano di più da Kazuha in assoluto sono i team Mono Elemento e di Freeze, perché ovviamente che serve l'Elemental Mastery in questi team? Assolutamente a nulla. Ma Koto, per quanto riguarda Electrocharged, quando Sucrose e quando Kazuha? Allora, su questi team c'è un discorso un po' diverso da fare, perché alla fine Sucrose e Kazuha fanno sicuramente delle cose, tra virgolette, simili, ma in modo molto, ma molto diverso. Per quanto riguarda appunto Electro Team, si andrà a preferire Sucrose in una versione in cui non avete nessun altro personaggio che ha bisogno di stare in campo. Kazuha si utilizzerà nell'esempio opposto, ovvero nel caso abbiate bisogno di stare in campo con un altro personaggio, come per esempio può essere una Kokomi per applicare Hydro Continuo. Quindi Sucrose quando è lei a stare in campo, Kazuha quando avete qualcun altro che deve stare in campo, al posto dell'animo. La C2 è sicuramente una costellazione molto ma molto huge, ma va presa solo ed esclusivamente nel caso giochiate team in cui avete bisogno di Elemental Mastery. Come detto prima, nel mono team e nel freeze è inutile. È sicuramente un buon investimento anche in vista della 3.0 con tutte le reaction dendro, che non si sa veramente come scaleranno, ma se sono appunto delle reazioni trasformative, scaleranno solo Elemental Mastery. Quindi Kazuha C2 potrebbe veramente diventare molto ma molto utile. E vi ricordo che la C2 di Kazuha funziona solo per la sua durata e solo quando il personaggio attivo è dentro alla ultimate di Kazuha. Fuori perde tutti i buff. Parliamo ora di armi. La sua best in slot 4 stelle, incredibilmente come tutti pensano, non è la Iron Sting, che in realtà si classifica solo terza. Kazuha, anche se può non sembrare, ha bisogno di diverse energy recharge, ovviamente a seconda del team in cui lo giocate. Ecco qui una piccola finestra di calcolo compilata appunto da ZF777, dove sono testati i suoi bisogni su un single target che non muore con una combo. È ovvio che se mo andate in abisso e andate, che ne so, nella stanza con i Wooper Flower, se Wooper Flower li deletate, li tritate, li cancellate dall'universo, è normale che grazie anche all'aiuto delle particelle bianche la ultimate sarà sempre carica. Ma qui parliamo di situazioni diverse. Seguendo appunto questo schema, la migliore arma è la Favonius, seguita dalla Sacrificial e poi dalla Iron Sting.
casting. Andiamo subito a sfasare un mito, perché molti dicono che la C1 di Kazuha risolva tutti i problemi di Energy Recharge. Non è assolutamente vero, e inoltre vi ricordo che, anche se non sembra perché stiamo sempre facendo cose, la E di Kazuha ha un'animazione abbastanza lunga, ed è tipo un secondo, quindi mettiamo conto che ci sia, che ne so, una rotation di 20 secondi, e noi aggiungiamo un secondo di E di Kazuha, la seconda, trasformando così la rotation da 20 secondi a 21 secondi, perderemo il 5% di DPS, senza contare poi eventuali buff tipo Bennett che si va a tirare prima di Kazuha, quindi utilizzando più tempo con Kazuha andremo ad usare Bennett per meno tempo. Quindi non stiamo veramente parlando solo di un 5% di DPS in meno. Per quanto riguarda invece la seconda opzione, dove molta gente mette la Clessidra Energy Recharge con la Iron Sting, non è veramente un'opzione. Continuerete a fare più danni con Favonius e Clessidra Elemental Mastery piuttosto che Iron Sting e Clessidra Recharge. Per capire il motivo basta guardare le statistiche base dell'Iron Sting e della Favonius o Sacrificial, e poi guardare la main stat Elemental Mastery ed Energy Recharge della Clessidra. Penso che non ci sia veramente molto altro a dire riguardo. Quindi sì, lo ripeto, nel caso avete problemi di recharge non mettete la Sand Energy Recharge, piuttosto cambiate gli arma lasciando la Clessidra Elemental Mastery. Rimanendo sulla questione danni, ci sta un divisore assurdo tra persone che buildano Kazuha for Elemental Mastery nella Clessidra, Coppa e Cappello, e quelli che lo buildano DPS con attacco percentuale, Anemo e Critical. Qua c'è veramente poco ma poco da dire, perché la build DPS avrà la meglio solo su un bersaglio singolo, la build Elemental Mastery farà molto più danno rispetto alla sua controparte con la presenza di due o più nemici da affrontare. Chiaramente stiamo parlando di un Kazuha C0. Un'altra domanda che sento pormi molto spesso è: ho 20, pullo Kazuha? Partiamo dal fatto che Kazuha e 20 stanno molto bene insieme, specialmente con la build semi-troll del 4 Thundering su Kazuha, quindi andate un po' a controllarvela nel caso avete occasione, perché è veramente molto molto divertente. Diciamo che 20 è un personaggio che schiaffi in abisso quando la stanza è raggruppabile. Senza queste condizioni ideali, 20 non fa molto se non triggerare il set Viridescent e generare particelle di energia. Quindi sinceramente io pullerei Kazuha anche avendo 20. Queste sono le domande che più spesso vengono chieste in live. Se ne avete altre vi aspetto sul sito Viola, il link è in descrizione. Io spero di essere stato utile e vi informo che arriverà una guida sullo Swirl molto interessante a breve, perché la cosa è molto più complicata di quanto non sembri e sono abbastanza sicuro che ci sono delle cose che bisogna capire prima di addentrarci all'aggiunta di un nuovo elemento come il Dendro. Io vi ricordo di lasciare like e iscrivervi nel caso non l'abbiate ancora fatto, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto out.